Pubblico delle grandi occasioni a Lavagna per la penultima giornata del campionato di volley di Serie C maschile. I lavagnesi dell'Admo non sono riusciti a conquistare la promozione in B2 e al termine di una gara giocata punto a punto hanno ceduto al tie-break ai genovesi del CUS, che sono secondi in classifica. La partita è finita 3-2 in favore degli ospiti. Siamo molto contenti, sicuramente la differenza questa sera l'ha fatta il gruppo, non abbiamo mai smesso di crederci in un campo sicuramente difficile, con una cornice meravigliosa, abbiamo lottato e siamo arrivati fino in fondo, abbiamo portato a casa un grande risultato, siamo contenti. Gli animi erano molto caldi, del resto l'appuntamento era importante, era molto sentito. Secondo me alla fine siamo arrivati in fondo senza grossi episodi brutti. È importante arrivare sino alla fine del campionato credendoci e continuando a lavorare. Per conquistare la promozione i ragazzi allenati da Simone Cremisio dovranno ora fare almeno un punto nell'ultima partita del campionato che si giocherà sabato prossimo alla Spezia contro l'Avis Touristar, terza forza del campionato. Niente, dobbiamo giocarci tutto alla Spezia tra una settimana. È grossa delusione, ma non dobbiamo abbatterci e giocare come sappiamo. Purtroppo il quarto set è stato un po' l'ago della bilancia, pensavamo probabilmente di aver già vinto e dopo un buon inizio abbiamo un po' mollato di testa e poi il quinto hanno giocato meglio gli altri. Forse il momento più difficile è quando eravate sotto di 3, da lì non c'è stato il momento. Esatto, sì, sì. Però l'amalgama è buono, il gruppo c'è, per cui... Certo, il gruppo c'è, abbiamo dimostrato durante questo campionato che siamo più forti e sarebbe un peccato sprecare tutto per 2 set non giocati come ai nostri livelli.